ci troviamo in Piazza del Popolo. Alle mie spalle una folta rappresentanza, ma ben composta e distanziata, delle scuole di ballo, delle accademie, di tutte quelle attività che è vero che sono indoor per la maggior parte, ma è pure vero che sono tranquille, non hanno creato contagi, non hanno, perché comunque come ci hanno rassicurato tutti i ragazzi, le misure sono completamente rispettate, quindi davvero finora non hanno contribuito affatto allo sviluppo della pandemia. Sono qui, lamentano la possibilità di chiudere, perché comunque la ritengono profondamente ingiusta e non rispettosa, ripeto, di tutte le misure che finora hanno adottato. Ma adesso sentiamole. Antonietta D'Angelis, allora, quando qualcuno chiede una mano, qualcuno chiede aiuto, la WISP c'è. E anche questa manifestazione vuole essere un sostegno a queste attività, queste palestre, che ai loro, insomma, sono costrette a fermarsi. Qual è il messaggio? Che cosa chiedono, Antonietta? Buongiorno a tutti. Le nostre affiliate, quindi le nostre scuole di ballo e di danza, chiedono da parte del governo di essere più clementi con loro, anche perché nelle loro scuole hanno adottato tutte le misure di sicurezza, quindi non vedono il motivo perché le loro scuole si debbano fermare, anche perché il virus non è dentro le scuole, nelle scuole che garantiscono l'istruzione, nelle scuole di ballo e di danza. Il problema è fuori, dentro siamo al sicuro. Quindi loro chiedono di poter andare avanti perché hanno le loro spese, hanno le loro esigenze, e con tutti questi presupposti molte famiglie si tirano indietro ad iscrivere i propri figli, e noi sappiamo bene che lo sport fa bene, lo sport è salute, non solo fisica ma anche mentale. Quindi loro chiedono da parte del governo di essere supportati e non di essere messi di fronte a delle decisioni drastiche. Quanti di questi appelli state raccogliendo voi della WISP? Perché comunque la gente vorrebbe tornare alla vita normale, però obiettivamente ci sono delle difficoltà, questo bisogna riconoscerlo. Sì, ci sono delle difficoltà. Io, Orazio, presidente territoriale WISP, siamo nelle loro chat e vi garantisco che i loro stati d'animo sono molto molto provati, perché comunque, come dicevo prima, hanno le loro spese, le loro esigenze, e quindi magari se si decide di chiudere, lo Stato dovrebbe supportarli in maniera diversa, non come è stato fatto nel primo lockdown. Si sta pensando di muoversi su tutto il territorio? Certo, su tutta la nazione, proprio per mettere insieme i vari comitati ed uscire con un'unica voce. Noi nel nostro piccolo oggi abbiamo deciso, su loro iniziativa, di fare questo. Noi non li abbandoniamo, noi non abbandoniamo nessuno, e di solito ci siamo visti sempre in situazioni di manifestazioni più leggere. Oggi ci troviamo di fronte a delle emozioni molto forti. Noi da quando abbiamo riaperto, ossia dal 25 maggio, che danziamo in sicurezza, rispettiamo tutti i protocolli che ci sono stati dettati e anche di più. Quindi perché colpire chi rispetta le regole? Per me questa attuale chiusura è per sentimento, non è una cosa approvata, perché abbiamo avuto i controlli dei NAS in tutta Italia questa settimana e nessuno ha evidenziato focolai o mancanze di protocolli. Quindi perché dobbiamo chiudere? Per sentimento? E non funziona così. Da noi non si creano neanche assembramenti sui mezzi di trasporto per venire a danza. Quindi non c'è motivo. Abbiamo anche adottato le nuove misure ancora più restrittive del ministro Spadafora. Le abbiamo adottate questo weekend. Quindi non trovo alcuna motivazione per non continuare a danzare in sicurezza, cosa che abbiamo sempre fatto e che continueremo a fare. Tutto qua. Camilla, ci possono essere differenze fra svolgere attività in una metropoli, una città più grande, dove in effetti ci sono degli spostamenti maggiori, rispetto a queste piccole realtà dove in effetti, come dicevi tu, non c'è neanche il problema del trasporto? Io ritengo che l'affluenza sui mezzi di trasporto sia sempre relativa, perché noi abbiamo degli ingressi contingentati e su prenotazione. Quindi io non ritengo che sia il problema per andare e raggiungere i centri sportivi. Il problema dei mezzi di trasporto è su tutt'altra scuola, e lo sappiamo perfettamente, la scuola, non per andare a svolgere un'attività sportiva. I genitori sono molto tranquilli, ci stanno lasciando i bambini con tutta la serenità,
e sono preoccupati al contrario. Questa volta io vedo una preoccupazione al contrario. Spero di riuscire a fare questa cosa a livello nazionale, attraverso la WISP, nel nostro caso, che ci rappresenta. Vorrei che almeno si presentassero e dicessero la struttura che rappresentano. Luigi Guerra, Tango Argentino, Matt Studio. Rita Vaccarella per My Dance. Gianluca Campanile, Dirty Dancing. Maria Grazia Gramazio, Mary J. Style. Paolo Racioppa, Sabor Differente Academy. Nino Centra, Playa del Niño. Non ci resta che augurarvi in bocca al lupo e speriamo davvero che si possa continuare a fare quello che vi piace tanto.